Sindaco Ruvolo, gli ex residenti degli alloggi popolari, dopo mesi di silenziosa attesa, ieri sono tornati a farsi sentire, dicendosi preoccupati per i notevoli ritardi nella consegna dei lavori. Cosa succede nelle cantiere di Largo dei Martiri di Via Fani? Ma hanno legittimamente questa preoccupazione che è anche mia, perché i lavori stanno sì continuando, ma nei mesi estivi, luglio e agosto, sono andati a rilento. Io mi sono sentito col commissario degli ACP e ho segnalato questa cosa. Ho un appuntamento settimana prossima anche in assessorato dall'assessore Falcone proprio per sollecitare che questo cantiere si definisca quanto prima possibile, perché, ripeto, l'attesa si sta protraendo ulteriormente e in maniera, secondo me, ingiustificata. Quindi bisogna assolutamente fare in modo che i lavori alle palazzine di Largo Martiri di Via Fani finiscano quanto prima, perché si passi poi a tutte le procedure per l'assegnazione e fare sì che queste famiglie possano finalmente entrare nelle proprie case. Al punto in cui siamo, è possibile secondo lei individuare una nuova data di consegna dei nuovi alloggi? Ma farò un incontro con l'assessore proprio per questo motivo, perché ci siano anche i dirigenti e l'impresa, perché di date ne sono state fatte tante. La prima, da quando mi sono insediato, era quella di febbraio, poi si è rinviata ad aprile, poi è stato posticipato a fine estate, l'estate è già finita, siamo a settembre. E quindi non voglio anticipare date perché non è di mia competenza, io posso solo sollecitare e avere invece un quadro chiaro e una data precisa da parte dello IACP e da parte dell'assessorato alle infrastrutture. Io comunque il mio auspicio è che entro fine anno queste famiglie possano tornare nelle loro abitazioni.